Eh, parliamo e discutiamo spesso della situazione del carcere di Castrogno, forse per la prima volta possiamo sentire dalle vostre parole qual è effettivamente la situazione. Sì, eh, come dicevo poc'anzi, purtroppo noi eh, siamo rimasti in pochi. Quei pochi che sono rimasti sono costretti ad effettuare doppi, tripli turni di servizio per garantire un minimo di sicurezza. Eh, purtroppo i governi tutti eh, negli anni non hanno mai applicato il turnover quest'anno addirittura abbiamo uh, più pensionati che arruolamenti. Si parla di 2000 arruolamenti a fronte di 2400 pensionati. Questo è un dato significativo che la dice lunga sulla già gravissima situazione che abbiamo di organico e con un sovraffollamento detenuto oltre il 150%. Le grisoni ci stanno purtroppo e basta pensare che un solo agente è costretto a sorvegliare 100 detenuti. E voi non riconoscete neanche la figura del provveditore regionale? Noi, come sindacale, almeno il SAP, già in tempi non sospetti ne aveva chiesto l'avvicinamento e continuiamo a chiederlo perché si è dimostrato incompetente da gestire l'istituto abruzzese. Dopo la visita del sottosegretario del Mastro, nulla è cambiato è stata l'ennesima passarella che ha dimostrato come la politica non si cura minimamente degli istituti di pena è, è stato un po' abbandonato la polizia penitenziaria è stata un po' abbandonata e quindi oggi ci troviamo in queste condizioni noi avremmo bisogno proprio di uno stato di emergenza le carceri dove lo Stato eh, si prenderebbe carico di questo problema e farebbe delle maxi assunzioni per cercare di sopperire a questi problemi la situazione in Abruzzo non cambia infatti ci sono almeno tre istituti di quelli che stanno proprio gravemente con una carenza al di sopra del 35%, cioè abbiamo Termo, abbiamo Pescara e così anche Vasto. La, il sovraffollamento e la carenza di personale sono un mix esplosivo che il personale di polizia penitenziaria non regge più in questo istituto, continua a lavorare. Ehm con grosso sacrificio, senza l'aiuto superiore dei versi superiori a cui abbiamo chiesto un intervento urgente, perché le condizioni non sono più tollerabili. Noi oggi qui manifestiamo, il nostro prossimo passaggio sarà quello di denunciare a Roma le condizioni di lavoro di questo istituto, cercando una soluzione che non è più rinviabile.